Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston Station, ready for the event. European Space Agency, this is Mission Control, Houston. Please call station for a voice check. Station, this is Isa Pio from ASI in Rome. Here at the ASI headquarters, waiting for you for the beginning of the event. Please check, voice check. ASI headquarters, this is Space Station, read you loud and clear, Haomi. Great to see you, Paolo. I leave the word now right away to Germana and Paolo D'Angelo, who will conduct the event here in ASI for you today. Ciao Paolo, è un piacere vederti, sono Germana, piacere ritrovarti così in forma. Siamo qui oggi alla sede dell'ASI con 400 studenti di scuola superiore. Qui di Roma e dintorni, oltre agli studenti del liceo Filippo Silvestri di Portici che tu conosci perché sono gli ideatori dell'esperimento Multitrop che tu conosci bene. E hanno seguito tutti questi studenti un percorso educativo importante, e abbiamo approfondito tante tematiche relative allo spazio, hanno incontrato degli esperti del settore. E oggi per loro è il premio di tutto questo sforzo incontrare te e poter parlare con te. Io ti porto i saluti del nostro presidente, del direttore generale e di tutti i dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ora lascio la parola al compagno di avventura che mi ha aiutato in tutti questi giorni di incontri con gli studenti, Paolo D'Angelo. Ciao Paolo, semplicemente un saluto perché non voglio rubare tempo agli studenti. Ti passo subito la prima domanda, eccola. Sono Bernard Hall dell'Avogadro e volevo chiedere qual è la motivazione che spinge un astronauta a compiere una missione spaziale anche molto lunga e rischiosa. Sì, e volevo cominciare innanzitutto con un saluto a Germana e a Paolo, è un piacere sentirvi. C'è un eco abbastanza forte, se spegnete il microfono quando non parlate forse è meglio. Dicevo un saluto a tutti voi, è un piacere essere con voi qui dalla Stazione Spaziale Internazionale, dal modulo Columbus sulla Stazione Spaziale Internazionale. È un momento estremamente importante per la stazione perché è importante tutto quello che facciamo nel senso della scienza, tecnologia, tutte le attività che facciamo, ma parlare con voi, portarvi un attimo nello spazio è un momento veramente veramente importante, quindi grazie a voi di essere venuti oggi all'ASI, di avere ascoltato quello che facciamo, grazie a voi di prestarci la vostra attenzione e darvi qualche possibilità, magari qualche possibilità e idea per il futuro. Allora, tornando alla domanda, chi è che era? Bernardo, qual è la motivazione che spinge un astronauta a una missione di questo tipo? Ma a dire la verità è il mio sogno, la mia idea, il mio sogno di quando ero bambino, ragazzo. Volevo fare l'astronauta, volevo provare a andare fuori dal mondo, volevo provare a fare queste cose un po' strane. Da un lato è vero anche rischiose, dall'altro invece sono cose che portano a tante cose importanti che servono a tutti noi. E quindi direi che vale la pena, direi che vale la pena in questo rischio, e per me non è un rischio, sono tutte cose positive. Sono Ilaria Rufini del liceo scientifico Vito Volterra e volevo chiedere quali sono i piani di fuga in caso di guasto o malattia di un astronauta.
Beh, Ilaria, abbiamo tutta una serie di attività di emergenza che mettiamo in atto nel caso ci fossero delle problematiche abbastanza importanti. Quello che vedete qua dietro in fondo è il pannello delle emergenze. In caso di emergenza una di queste luci si accendono e ci sono delle sirene che si sentono. In caso di problemi veramente grossi dal punto di vista medico o fisico, naturalmente possiamo abbandonare la stazione. La nostra navicella che abbiamo utilizzato per venire fino qua è agganciata alla stazione e possiamo entrare nella navicella, chiudere i boccaporti e nel giro di poche ore siamo di nuovo per terra. Ciao, sono Alice Vlad dell'Einstein e volevo chiederti come hai affrontato lo stress emotivo e fisico della partenza? Alice, beh sì, lo stress della partenza è abbastanza forte perché c'è sia la parte fisica ma anche la separazione con la famiglia, un sacco di cose che ti fanno veramente pensare. Direi che tutte queste cose complesse che sembrano impossibili da superare si superano con la preparazione, con l'addestramento giusto, con la preparazione giusta, con la forma mentis giusta, con l'equipaggiamento giusto, con il team giusto attorno, e devo dire che quando si parte per una di queste missioni tutte queste cose sono state prese in considerazione. Abbiamo fatto anche poi dell'addestramento in ambienti ostili, sulla terra, in caverne o in montagna o in situazioni particolari, per cercare di farci capire come noi reagiamo in queste condizioni. E devo dire che conoscere te stesso è molto importante, e sprono voi a fare sport, a fare tutto quello che potete per conoscere voi sempre più a fondo. Salve, sono Carmine De Benedittis dell'ITIS Fermi. Qual è la sua personale opinione sul paradosso di Fermi? Carmine, il paradosso di Fermi, sintetizzato in poche parole, dice se ci fossero delle civiltà fuori dalla Terra, perché non si fanno vedere o perché non le abbiamo sentite fino adesso? È una buona domanda, è una bella domanda. Mi sarebbe piaciuto dialogare con Fermi, con Teller, con Drake, con tutte le persone che si sono fatte questa domanda e che se lo fanno ancora oggi. È una domanda che ci fa vedere come l'uomo, gli esseri umani siano curiosi e vanno a cercare queste cose anche un pochettino strane. Per quanto mi riguarda, io sono convinto che da qualche parte dell'universo ci siano altre forme di vita. Il problema sono le distanze enormi che ci separano, e quindi è come andare a prendere un granellino di sabbia in un mare di sabbia, è quasi impossibile. Salve, sono Francesco Danella del Giordano Bruno. Viaggiare nello spazio deve essere un'esperienza unica e inimmaginabile per chi non la vive. Come cambia l'approccio alla vita di tutti i giorni dopo un viaggio spaziale? Ma io direi che sicuramente c'è un cambiamento. Il fatto di poter arrivare quassù e far vedere che è possibile realizzare un sogno, anche un sogno complicato, incredibile, impossibile, ti cambia un po' la prospettiva, il modo di vedere le cose. Ti fa anche il fatto di poter guardare la Terra da quassù, vederla nel suo insieme, ti cambia un po' la prospettiva sulla nostra presenza sul pianeta, di cosa siamo noi, e tutte queste cose sono cose importanti e fondamentali. Direi che il viaggio nello spazio ti cambia in modo positivo, e sono contento che in futuro sarà possibile per molti più di noi viaggiare e fare questa esperienza, e mi auguro che voi la farete. Roberta Cosenza, liceo scientifico Filippo Silvestri, nonché parte del progetto Multidrop. La nostra esperienza nel progetto Multidrop ci ha insegnato che nell'esecuzione di un esperimento ogni operazione deve essere controllata e ripetuta tante volte, perché l'errore è sempre in agguato, pronto a vanificare l'intero lavoro svolto. Nei 6 mesi della missione Vita hai eseguito circa 200 esperimenti. Non senti l'enorme responsabilità per le aspettative che ci sono dietro ognuno di essi?
Beh, sì, a dire la verità, sì, e questa è forse una delle cose più importanti qui sulla stazione. Quando mi chiedono se ho paura, se come mi sento, eccetera, eccetera, e dico sempre che l'unica paura che ho è quella di fare degli errori, delle sbadataggini, di non prestare attenzione a quello che faccio e distruggere un esperimento che è costato anni di lavoro e di fatica a tante persone. Sì, si sente la responsabilità, ma devo dire che l'addestramento che abbiamo avuto, il supporto dei centri di controllo è fondamentale. Facciamo attività tutti i giorni e tutti i giorni lavoriamo assieme per fare in modo che quello che riusciamo a fare lo possiamo fare senza problemi, e nella maggior parte dei casi riusciamo. Quindi c'è responsabilità, ma il lavoro di team è fondamentale, e con questo lavoro di team si può veramente arrivare lontano. Salve, sono Alessandro Di Jacopo del liceo Talete. Che fuso orario viene adottato all'interno della stazione spaziale e come si adattano l'equipaggio all'interno della stazione spaziale a questo cambio di ora? Alessandro, noi utilizziamo il fuso orario di Londra, il GMT, e la cosa è un po' complicata però, perché qui senza riferimenti esterni, col sole, con noi che giriamo attorno alla Terra in un'ora e mezza, quindi 16 albe e 16 tramonto al giorno, le cose diventano complicate. Io ho almeno due orologi, porto almeno due orologi con due ore diverse, uno degli orologi è addirittura con un quadrante a 24 ore. È interessante, la gestione del tempo qui sulla stazione è interessante, e comunque cerchiamo di utilizzare GMT come punto di riferimento. Salve, sono Davide Marchetti del liceo Giordano Bruno. La nostra domanda è: quali sono le difficoltà, i limiti e anche gli aspetti positivi della vita in assenza di gravità? Davide, un saluto a te e a tutti i tuoi del Giordano Bruno. Lavorare e vivere in assenza di gravità ti porta ad essere in un mondo completamente diverso, dove le regole normali non funzionano più, e tra l'altro non c'è modo di fare addestramento su questo mondo, sulla Terra. Per cui quando arrivi qui devi diventare un extraterrestre, devi imparare che non esiste più l'alto e il basso, devi imparare che puoi stare tranquillamente a quello che si dice, cioè a testa in giù, e lavorare senza nessun problema. Ed è una situazione veramente confusa, devi imparare a lavorare in questo modo e a capire che sei tu a definire le tue condizioni attorno. È una situazione un po' sconvolgente all'inizio, ma poi ti abitui ed è incredibile come ti senti leggero e libero, e questa è testimonianza del fatto che ci abituiamo facilmente alle condizioni che ci stanno attorno senza grossi problemi. Quarto S, e volevo chiedere, sono univoci come sulla Terra? Come vi regolate per andare a dormire? Sì, è vero, 16 ore, 16 albe, 16 tramonto confondono le idee. E noi qui guardiamo l'orario, abbiamo una pianificazione giornaliera, in questa pianificazione abbiamo tutta una serie di attività, e lì c'è scritto, tra virgolette, quando dovremmo andare a dormire, che è attorno di solito verso le 10 di sera, poi ognuno fa come gli pare, ma di solito tra le nostre 10 di sera e le 6 di mattina è il periodo lasciato al sonno. Devo dire che si dorme molto bene qui sulla stazione, galleggiando un pochettino così, ma si dorme veramente bene. Buongiorno, sono Matonti Federico dell'ITIS Fermi. Volevo chiederle qual è stato il suo stato d'animo quando ha interiorizzato il grado di inquinamento che attanaglia l'Italia, anche in merito alle ultime notizie sul numero di morti che questo problema sta crea in Italia. Ma il devo dire che stare quassù si ha una visione del mondo diversa, si perdono la percezione di quello che succede in ogni preciso
punto della Terra. Il fatto è che qua hai una visione assolutamente d'insieme, ti viene da porti domande estremamente importanti come dove siamo come civiltà, dove andremo. Poi è chiaro che ci sono dei dettagli, delle particolarità importantissimi, degli eventi da un lato catastrofici, dall'altro forti che ci scuotono come esseri umani. Ti viene un attimino da avere una prospettiva leggermente diversa sulla vita ed è una domanda alla quale sicuramente non c'è una risposta precisa. Siamo tutti su questa nave in viaggio in un universo, su questa terra, questa nave in viaggio in un universo, dobbiamo cercare di farla andare nel modo migliore, cercando di essere il meglio che possiamo. Salve, sono Giulia Cerullo del Liceo Scientifico Vito Volterra e volevamo chiederle come vengono gestiti i rapporti umani all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Ma è vero che siamo in una situazione di convivenza abbastanza forzata, in un posto piccolo, 6 persone, ma siamo tutti professionisti, siamo qui per un obiettivo estremamente importante per tutti noi, per le nostre agenzie, direi quasi per l'umanità, e quindi cerchiamo di lavorare al meglio possibile, evitando le piccole cose che fanno diventare la vita di tutti i giorni complessa e difficile. Una cosa che di solito facciamo è che appena c'è qualcosa che ci dà fastidio, non ci piace o c'è qualcosa che non funziona, lo diciamo subito. Questa è una delle cose che facciamo qui apertamente, in modo da dare agli altri la possibilità di capire che sta succedendo qualcosa che non va bene e la possibilità di cambiare. E questa, secondo me, è una cosa importante. Ciao, sono Mattia De Petris del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro e volevamo chiederti in che modo le radiazioni e le microgravità possono danneggiare le cellule della retina e in che modo il coenzima Q10 può evitarne il danneggiamento. Mattia, domanda molto precisa, alla quale non so se riesco a rispondere correttamente, occorrerebbe interpretare o interpellare degli esperti, e lì all'Agenzia Spaziale Italiana sicuramente ne avete. Per quanto mi riguarda, siamo in un ambiente dove le radiazioni spaziali sono molto presenti e danneggiano un po' tutto il corpo, incluso la retina, e questo fa parte degli studi, o questi danneggiamenti fanno parte degli studi che stiamo compiendo qui sulla stazione. Qui dietro vedete c'è una macchina per fare l'eco, e giusto ieri abbiamo fatto un sondaggio agli occhi per fare per vedere come è lo stato degli occhi. Se il Q10 funziona o non funziona, a dire la verità personalmente non lo so, ma so che si stanno facendo molte ricerche per cercare di capire se queste sostanze sono efficaci nel prevenire alcune di queste problematiche. I risultati li vedremo nel futuro. Salve, sono Doda Giuliano del Liceo Scientifico Filippo Silvestri e Progetto Multidrop. Quando ti affacci dalla cupola della stazione e guardi la Terra nella sua bellezza, hai avuto la possibilità di percepire gli effetti negativi e l'azione dell'uomo. Pensi che ci sia avviato un processo ormai irreversibile e che prima o poi ci tocchi diventare tutti astronauti e lasciare la Terra? È una domanda filosofica molto, molto importante. Noi come esseri umani abbiamo questo pianeta, e per il momento è l'unico pianeta che abbiamo. La Terra è molto forte, nel senso che possiamo fare qualsiasi cosa alla Terra e non succede niente alla Terra. Il problema è che se cambiano le condizioni al contorno, condizioni che ci permettono di vivere, spariremmo noi. Poi magari in qualche milione d'anni la Terra ritorna com'era. Dobbiamo fare attenzione e dobbiamo lavorare assieme per mantenere questa nave in viaggio nell'universo, mantenerla nel modo migliore, e spetta a tutti noi fare in modo che questo succeda. Ciao, io sono Nicole Marrocco del Liceo Scientifico Talete di Roma.
Ti volevo chiedere, data la tua esperienza, se fosse stato più difficile allenarti per andare nello spazio o riadeguarsi alla gravità terrestre. Ma la mia esperienza di due missioni fino adesso mi dicono che mi adeguo facilissimamente all'assenza della forza di gravità, quasi non sento niente arrivando in orbita, ma invece pago tutto e ancora di più quando torno sulla Terra. Il mio rientro sulla Terra, il fatto che la forza di gravità mi riprende, mi tiene schiacciato per terra, non lo vivo benissimo e difatti i primi giorni, i primi mesi, anzi di ritorno sulla Terra sono abbastanza pesanti con fisioterapia, riallenamento per riabituare i muscoli, lo scheletro, il corpo, gli occhi, la coordinazione. E questa è la mia esperienza fino adesso. Ciao Paolo, sono Laura Pavan dell'Einstein e volevo chiederti, oltre allo scopo scientifico della missione, c'è qualche altro principio che ti ha spinto a partire? Beh, Laura, sì, sicuramente gli scopi scientifici, tecnologici, il lavoro che facciamo qua è importantissimo, ma è anche per me il coronamento di un sogno, è anche per me fare quello che voglio fare, seguire le mie passioni, è anche un piacere sicuramente parlare con voi, trasmettere questa idea di cercare di fare cose sempre impossibile, cercare di tirar fuori sogni impossibili, cercare di esplorare tutto quello che c'è attorno. Insomma, mi piace anche portare questa cosa nelle case di tutti, nelle scuole, e faccio questa cosa volentieri, la farò di nuovo appena scendo a terra in futuro. Ciao, sono Emanuela Branci del Liceo Scientifico Avogadro e volevo chiedere, il telescopio Mini-EUSO ha lo scopo di monitorare le emissioni ultraviolette notturne di origine terrestre. Questa prima mappa UV notturna, che benefici porterà alla ricerca? Domanda molto precisa sul mini telescopio Mini-EUSO, che è una missione precursore per una missione che verrà dopo. Si sta cercando di indagare, di capire che cosa succede a raggi cosmici, non si sa da dove vengono, non si sa dove vanno, cioè ci sono tante domande alla quale non abbiamo ancora trovato una risposta, e il telescopio servirà a fare una mappatura delle sorgenti di luce sulla Terra, in modo da fare in modo che quando si misureranno le luci che arrivano dall'esterno o quello che verrà generato da questa radiazione dall'esterno, si può sapere esattamente se è una cosa terrestre o no. Insomma, una cosa che sembra un po' complicata, un po' bizzarra, ma una cosa molto importante, perché ci sono tantissime domande che ancora non abbiamo risposta, e questo ci servirà per portare avanti la nostra conoscenza. Ok Paolo, grazie. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito, è volato, e io veramente ti ringrazio, è sempre un piacere vederti e ritrovarti in forma, e ti ringrazio per tutto il lavoro che stai svolgendo nello spazio per noi, per l'ASI, per l'ESA, ma in realtà per tutta l'umanità. E volevo lasciarti questi ultimi secondi per salutare i ragazzi e incoraggiarli a proseguire i loro studi scientifici. Grazie Germana, grazie Paolo, salutami il Presidente Battistone, il Direttore Generale, e un saluto a tutti voi ragazzi che oggi avete passato questa giornata all'Agenzia Spaziale Italiana. Guardatevi attorno, fate domande, siate curiosi, tirate fuori dei sogni impossibili e poi svegliatevi e datevi da fare per farli, perché questi sogni, anche impossibili, ogni tanto si realizzano. Ci rivedremo tra una ventina d'anni, quando io sarò seduto lì nell'auditorium dell'ASI e voi sarete chissà dove, su Marte e non so dove, e sarò io a fare domande a voi. È un appuntamento. Ciao. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you to all participants from European Space Agency. Station, we are now resuming operational audio communications.